Benvenuti. Oggi vi racconterò la favola della bella addormentata nel bosco. C'erano una volta un re e una regina che ogni giorno dicevano: "Ah, se avessimo un bambino", ma il bambino non veniva mai. Un giorno in cui la regina faceva il bagno, ecco saltar fuori dall'acqua una rana che le disse: "Il tuo desiderio si compirà. Prima che sia trascorso un anno, tu darai a luce una figlia." La festa fu celebrata con gran pompa e stava per finire quando le fate diedero alla bimba i loro doni meravigliosi. La prima le donò la virtù, la seconda la bellezza, la terza la ricchezza e così via. Tutto quel che si può desiderare al mondo. 11 fate avevano già formulato il loro augurio quando improvvisamente giunse la 13ª. Voleva vendicarsi di non essere stata invitata e, senza salutare né guardare nessuno, disse ad alta voce: "A 15 anni la principessa si pungerà con un fuso e cadrà a terra morta." E senza aggiungere altro, volse le spalle e lasciò la sala. Fra la gente atterrita si fece avanti la 12ª, che doveva ancora formulare il suo voto. Annullare il crudele decreto non poteva, ma poteva mitigarlo, e disse: "La principessa non morirà, ma cadrà in un profondo sonno che durerà 100 anni. Il re, che avrebbe voluto preservare la sua cara bambina da quella sciagura, ordinò che tutti i fusi del regno fossero bruciati, ma nella bimba si compirono i doni delle fate. Essa era tanto bella, garbata, gentile, intelligente, che non si poteva guardarla senza volerle bene. Ed ecco, proprio il giorno in cui compì 15 anni, il re e la regina erano fuori ed ella rimase sola nel castello. Lo girò in lungo e in largo, visitò tutte le stanze a piacer suo e giunse infine ad una vecchia torre. Salì la stretta scala a chiocciola fino ad una porticina. Nella serratura c'era una chiave arrugginita e quando ella la volse si spalancò la porta. In una piccola stanzetta c'era una vecchia con un fuso che filava alacremente il suo lino. "Buongiorno, nonnina", disse la principessa. "Cosa fai?" "Filo", rispose la vecchia accennando col capo. "Cos'è questo che gira così allegramente?" domandò la fanciulla e prese il fuso per provare a filare anche lei, ma non appena lo toccò si compì l'incantesimo ed ella si punse un dito. Come sentì la puntura, cadde sul letto che era nella stanza e vi giacque in un sonno profondo. E quel sonno si propagò in tutto il castello. Il re e la regina, appena rincasati, si addormentarono nella sala con tutta la corte. Dormivano i cavalli nella scuderia, i cani nel cortile, i colombi sul tetto, le mosche sulla parete, persino il fuoco che fiammeggiava allegro nel camino si smorzò e si assopì. L'arrosto cessò di sfrigolare e il cuoco, che voleva prendere per i capelli uno sguattero colto in fallo, lo lasciò andare e dormì. E il vento tacque e sugli alberi davanti al castello non si mosse più una piccola fogliolina. Intorno al castello crebbe una siepe di spine che ogni anno diventava più alta e finì per circondarlo e ricoprirlo tutto, cosicché non se ne vide più nulla, neanche la bandiera sul tetto. Nel paese si sparse la leggenda di Rosaspina, la bella addormentata che veniva chiamata la principessa, e ogni tanto veniva qualche principe che tentava attraverso il roveto di penetrare nel castello, ma senza riuscirvi perché i rovi lo trattenevano come se avessero mani e i giovani vi si impigliavano, non potevano più liberarsi e morivano miseramente. Dopo molti, molti, molti anni giunse nel paese un altro principe.
Udì un vecchio narrare dello spineto, dietro il quale doveva esserci un castello dove dormiva una bellissima principessa chiamata Rosa Spina, che dormiva da 100 anni, e con lei dormivano il re, la regina e tutta la corte. Già suo nonno gli aveva detto che molti principi avevano tentato di attraversare lo spineto, ma vi erano rimasti impigliati ed erano tristemente periti. Allora disse il giovane: «Io non ho paura e mi aprirò il varco fino alla bella Rosa Spina». E non diede retta al buon vecchio, che cercò in ogni modo di dissuaderlo. Ma appunto erano passati 100 anni ed era venuto il giorno che Rosa Spina doveva ridestarsi. Quando il principe si avvicinò allo spineto, trovò soltanto una siepe di grandi bellissimi fiori che spontaneamente si separarono per lasciarlo passare illeso e si ricongiunsero alle sue spalle. Nel cortile del castello vide cavalli e cani da caccia pezzati che dormivano sdraiati sul suolo. Sul tetto erano posati i colombi con la testina sotto l'ala e quando egli entrò nel castello le mosche dormivano sulla parete, in cucina il cuoco aveva ancora la mano protesa quasi a ghermire lo sguattero e la serva era seduta davanti al pollo nero che doveva spennare. Egli proseguì e nella sala vide dormire tutta la corte e in alto, presso il trono, giacevano addormentati il re e la regina. Andò oltre, il silenzio era tale che egli udiva il proprio respiro e finalmente giunse alla torre e aprì la porta della stanzetta in cui dormiva Rosa Spina. Là essa giaceva ed era così bella che non poteva distoglierne lo sguardo. Si chinò e le diede un bacio. A quel bacio Rosa Spina aprì gli occhi, si svegliò e lo guardò tutta ridente. Allora scesero insieme e il re e la regina e tutta la corte si svegliarono e si guardarono l'un l'altro stupefatti. I cavalli in cortile si alzarono e si scrollarono, i cani da caccia saltarono scodinzolando, i colombi sul letto trassero la testina da sotto l'ala, si guardarono intorno e volarono via nei campi. Le mosche ripresero a ronzare sulla parete, il fuoco in cucina si ravvivò, divampò, continuò a cuocere il pranzo, l'arrosto ricominciò a sfrigolare. Il cuoco diede allo sguattero uno schiaffo che gli strappò un urlo e la serva finì di spennare il pollo. E furono celebrate con gran pompa le nozze del principe di Rosa Spina che vissero per sempre felici e contenti.